Valdo Morel, abito Aurora e questo qua è l'albero monumentale che abbiamo qua sul comune. Sono dei testimoni di storie, di una storia che è la loro storia biologica, quindi sono sviluppate in un certo contesto, sono maturate e sono anche testimoni di storie, di vicende, no? Che si sono sviluppate nel tempo e che hanno a che fare con la storia dell'uomo. Gli alberi monumentali. A inizio 2018 è stato ufficialmente creato il primo censimento nazionale degli alberi monumentali d'Italia. Dal 2014 comuni e regioni hanno iniziato la rilevazione degli alberi con particolare interesse paesaggistico, naturalistico, storico o culturale. L'elenco, che dovrà essere aggiornato ogni anno, conta ad oggi 2.407 esemplari che hanno particolare importanza in determinati contesti territoriali. In provincia di Torino sono 67 e oggi vi portiamo a scoprire quelli di Rorà e di Torre Pellice. Qua siamo ai Runsei. I Runsei sono situati nella zona sopra Rorà e di qua si sale verso Juverte e Valanza e dall'altra parte invece dove c'è il Parco Montano, albero monumentale, veniva usato per raccogliere le foglie per dare alle bestie d'inverno. Quindi ogni anno venivano raccolte le sue foglie e ogni 4-5 veniva tagliato anche dai rami per tenerlo sempre basso e per quello che è così grosso. Nel 2014 c'è stata questa inaugurazione di questo albero monumentale. C'erano le autorità e poi c'è stata la misurazione del suo diametro e poi c'è stata sì una festa che è durata dal mattino fino alla sera, hanno fatto la festa, sì no, era alla grande. Ci sono delle schede apposite attraverso la quale si arriva a censire e a geolocalizzare una pianta e a prenderne alcune caratteristiche, no? Questo si sono sperimentate dei protocolli per rendere più sicura, specialmente all'interno dei centri abitati, nei parchi, quelle piante che con l'età tendono a deperire, quindi magari rischiare di rompersi, perdere qualche ramo, quindi un ramo di una pianta monumentale può essere diversi quintali e cadendo può creare dei problemi. Quindi con questa parola abusata, mettere in sicurezza, diciamo diminuire la possibilità del rischio di una caduta, si sta cercando di individuare delle soluzioni tecniche proprio per permettere una sopravvivenza in contesti frequentati. Ecco. Siamo a Torre Pellice, sul terreno della scuola mauriziana. Questo è il cedro del Libano, è un albero monumentale, ultracentenario, ed è un tesoro del nostro territorio. Il cedro è sempre stato un punto di riferimento particolare. C'era una panca lì sotto ed era quando c'era ancora la comunità delle suore, era il luogo di ristoro estivo. Non possiamo più andare con i bambini, però con i bambini il maestro D'Amato aveva inventato una favola, una fiaba, e l'avevamo proprio girata lì attorno a quel tronco enorme, no, del cedro. E c'era stato un anno un fulmine che aveva, sì, ha troncato la cima, perché sarebbe stato, aveva una punta e un fulmine gliel'ha spezzata. E comunque poi, comunque è sempre stato un nostro riferimento bello. Cioè, vorremmo poter utilizzare quella zona, perché ai piedi c'è uno spazio piano e avevamo in mente di istituire l'orto didattico. Come abbiamo detto, ci sono molti altri alberi sul territorio che vi invitiamo a scoprire sul sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.